Lunedì 13 maggio, buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati qui sul canale. Arrivo molto lungo, come potete vedere dall'orario, ma come vedete dalla location sono impegnato in una mia trasferta di lavoro, ma ci tenevo ad essere qui con voi perché il vergognosamente in Champions contenuto di ieri sera post Atalanta-Roma lascia poi adito ad ulteriori approfondimenti il giorno dopo, a mente fredda, perché ce n'è da raccontare. È vero, ci rigiriamo sempre attorno, ma io credo che un approfondimento sia doveroso. Lo facciamo e lo sviluppiamo qui insieme, poi spazio ai vostri commenti. Mi raccomando, commentate, ma soprattutto, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto, possibilmente, o verso il basso, vedete voi se non vi è piaciuto il contenuto di quest'oggi. Dunque, abbiamo attaccato Massimiliano Allegri in lungo in largo e obiettivamente non riservare critiche a Massimiliano Allegri, che credo che sia un lavoro di una disonestà intellettuale imbarazzante, perché è inconcepibile trovare scusanti ad un allenatore che nel girone di ritorno ha esibito un percorso netto da piena zona retrocessione, 15 punti nelle ultime 15 partite, due sole vittorie, 3 se ci aggiungiamo quella di Coppa Italia. Un allenatore che non è stato più in grado a trovare il bandolo di una matassa di una squadra priva di idee di gioco, scarica mentalmente, psicologicamente labile, ma quando tu sei il comandante di una banda devi assumerti anche le tue responsabilità, e quando le cose non girano, al di là di quello che sto per andare ad analizzare, devi anche essere ovviamente al centro dell'attenzione, della critica, perché non puoi essere assolutamente assolto dalla pochezza di idee, dallo schifo, come ho definito ieri, e dispiace utilizzare termini così pesanti, ma è inaccettabile che una squadra come la Juve, che giocatori che vestono quella maglia gloriosa, la più importante in Italia, una delle più importanti al mondo, la disonorino con delle prestazioni come quelle che sono andate in scena ieri contro la Salernitana, squadra già retrocessa, quando sarebbe bastata una vittoria, e non si chiedeva la luna certamente alla Juve, per guadagnarsi sul campo, per meriti tra virgolette propri, ma quantomeno per un risultato determinato da se stessi, l'accesso alla prossima Champions League. Così non è stato, la Juve finisce in Champions e ci finisce per un una congiunzione astrale determinata da risultati di altri campi. Probabilmente e molto difficilmente la Juve chiuderà arriverà a chiudere al terzo posto la stagione attuale, perché con l'aggancio del Bologna lunedì ci sarà Bologna-Juve e saranno veramente capri e mari, ma prima ci sarà dopodomani la finale di Coppa Italia, e obiettivamente io sono molto preoccupato, molto preoccupato. È vero che nella partita secca tutto può accadere, valori potrebbero, non dico azzerarsi, ma comunque alterarsi, e non sempre vince la più forte. L'Atalanta in questo caso è indubbiamente molto, ma molto più forte della Juve, ma non in termini assolutistici come singoli, ma come idee, come organizzazione, come concetto di squadra, cosa che la Juve da un bel po' di tempo a questa parte non è assolutamente più. Ma allora veniamo a sviluppare un po' anche il contenuto di questa sera, perché è vero, abbiamo attaccato Massimiliano Allegri, non gli ho risparmiato delle critiche, ma Allegri, come detto più volte, non è il responsabile unico di questa nefandezza, di questo crollo, di questa situazione divenuta insostenibile, inconcepibile, incomprensibile e inaccettabile. Quindi vorrei che fosse fatta anche un po' di chiarezza sul lato giocatori, perché ci sono giocatori che, presi singolarmente, ribadisco, costituiscono una squadra tutto sommato discreta per quello che è il livello del campionato italiano oggi, un livello abbastanza mediocre, nel quale la mediocrità di questa Juve comunque sarebbe una mediocrità da squadra di alta classifica, cosa che nel girone di ritorno la Juve non ha assolutamente dimostrato di essere. Quindi colpe all'allenatore, ma tremende colpe vanno assegnate anche ai giocatori. E molti di questi giocatori, me lo auguro di tutto cuore, spero vivamente, non vestano più la maglia della Juventus nella prossima stagione, perché l'atteggiamento visto nel primo tempo della partita contro la Salernitana, a compimento diciamo di un trimestre davvero indegno, sono l'emblema di come un uomo, un calciatore che veste i colori bianconeri, è riuscito
a disonorare quella maglia. E quindi la colpa va anche e assolutamente ai calciatori, che non sono così mediocri come hanno dimostrato di essere in quest'ultimo trimestre, perché non venitemi a raccontare che la rosa della Juventus, credo la più pagata della Serie A, sia inferiore a tutte quante le ultime sei della classifica che una dopo l'altra hanno messo sotto la Juventus sul piano del gioco, del temperamento, dell'agonismo, di tutto. Cioè la Juventus non è stata in grado di imporsi nemmeno contro la Salernitana retrocessa, che vuoi pure che sia venuta a Torino sgombra di mente, libera da cattivi pensieri, perché tanto ormai non ha più nulla da dire a questo campionato, e la Juve finire oppressa dalla necessità di fare una vittoria contro una squadra da retrocessa. Quindi responsabilità certe a Massimiliano Allegri, già ampiamente discusse, ma sia chiaro, ci sono giocatori in questa Juve che, per quanto tecnicamente migliori di quello che non hanno fatto vedere, non meritano di vestire più la maglia bianconera. E quindi l'augurio, l'auspicio è che Giuntoli riesca a fare veramente un repulisti totale di una piazza che ormai è inquinata da tanta mediocrità, ma soprattutto da tanta superficialità, che è inaccettabile, soprattutto in un momento difficile come questo, aver visto nell'atteggiamento di diversi calciatori. Ci sono calciatori che certamente andranno via, altri che sono in dubbio perché deve arrivare l'offerta. L'auspicio è che questa offerta possa arrivare. E poi consentitemi la chiusura finale, perché vengo tuttora contattato privatamente da messaggi di utenti che vivono nell'immagine beatificata di Massimiliano Allegri. Ora, io non so più come spiegarlo, l'ho detto un miliardo di volte, lo ribadisco, non sono un anti-Allegri, sono un realista. Di questa squadra c'è poco da salvare, ma non si può salvare nemmeno l'allenatore. E quindi quando mi scrivete privatamente di aprire gli occhi perché questa squadra è mediocre, le colpe non sono di Allegri, allora evidentemente guardate soltanto il vostro orticello, difendete semplicemente sempre e comunque il vostro credo, la vostra idea, e chi non è in grado di ammettere il fallimento di questo triennio di Massimiliano Allegri, perché non ha portato nulla, perché non ci sono giocatori rivalutati, non c'è nulla di tutto quello che il giorno in cui si insediò sulla panchina della Juve per l'Allegri bis si è verificato. Abbiamo menzionato più volte tutto quello che è successo nell'extracampo, ma ricordo che questa squadra ha fatto nella stagione 2023-2024 il peggior risultato degli ultimi 13 anni. Dal 2011 non si arrivava così in basso in classifica, e soprattutto mai nella storia della Juventus l'attacco aveva messo a segno soltanto 49 reti dopo 36 giornate. Il peggior risultato di sempre fu raggiunto dalla Juventus di Del Neri con 55 reti in 38 giornate. Vorrebbe dire che questa Juve, per non finire sotto quella pessima Juve, dovrebbe realizzare tra Bologna e Monza 6 reti per pareggiarne il conto, cosa che vedo altamente improbabile. Ma con questo io non attacco solo Massimiliano Allegri, sono realista e realizzo che lui, come tutto il gruppo squadra, hanno messo in atto, in scena, un qualcosa di inaccettabile, di inqualificabile, che non può essere associato al nome Juventus. Pertanto bisogna fare repulisti, va cambiata la guida tecnica, va ridato entusiasmo, vanno date idee di gioco, una struttura che non può prescindere, lo ribadisco per la miliardesima volta e vorrei che fosse chiaro, non può prescindere da una figura come è stata rappresentata nel recente passato da un Pavel Nedved, dallo stesso presidente Andrea Agnelli, gente che quando scendeva negli spogliatoi con le braccia conserte, soltanto guardando negli occhi tutti questi ragazzi viziati che guadagnano fior fior di quattrini, ma che poi vanno in campo con quella faccia così, un po' beffarda, con quell'atteggiamento di supponenza, di sufficienza. Ecco, sarebbe bastata questa figura presente ad accompagnare Massimiliano Allegri per ottenere un risultato sicuramente diverso, perché Allegri ha le sue colpe, ma i giocatori non sono esenti da colpe. E io ribadisco che non è la questione di Conte sarebbe l'unico a mettere a posto queste situazioni. Servirebbe in primis che la dirigenza si strutturasse con figure fondamentali di campo, e quindi ben vengano i collaboratori di Giuntoli, ma soprattutto, secondo il mio punto di vista, manca quella figura. Lo ribadisco per la miliardesima volta, l'ho detto nel contenuto di associazione del Piero Chiellini, proprio una figura che rappresenti un'istituzione, che ha vissuto la maglia della Juve, che porti quella forma di rispetto che quando scende negli spogliatoi, quando scende in campo, quando attraversa i corridoi dello stadio o di qualsiasi altro impianto, venga rispettata e trasudi
importanza, tra sudi juventinità, e la gente, i ragazzi in questo caso che vestono quella maglia, probabilmente lo guarderebbero con quel tale rispetto che quegli atteggiamenti di supponenza, di sufficienza che si sono visti negli ultimi mesi, forse sarebbero cancellati. Questo è il mio pensiero, ditemi la vostra, mi raccomando, come sempre, fino alla fine. Ciao!